Terapia Antica, Capo di Bove 2022. Credo nella carne e negli appetiti. La vista, il tatto, l'udito sono miracoli. Ogni mia parte frammento è un miracolo. Credo che una foglia d'erba non sia meno importante del percorso quotidiano degli astri. Credo nella terra. Le parole sostanziali sono nel suolo, nel mare, sono nell'aria e sono in te. Aria, suolo, acqua, terra. I maestri conoscono le parole della terra. Miglioramento è una delle parole della terra. E queste parole, che hanno 130 anni e passa, sono di Walt Whitman, uno dei grandi padri della poesia mondiale, americana, mondiale. E queste parole ci servono per introdurre la storia che sto per raccontarvi, la storia di questo posto dove siamo, la storia di un maestro, per molti lo è stato e continua ad esserlo, che è Antonio Cederna, considerato uno dei padri della battaglia per difendere il patrimonio artistico, culturale, naturale di quello che una volta veniva chiamato il bel paese. Antonio Cederna era ed è un maestro. Vediamo un po' quali sono le parole con cui molti di noi sono cresciuti e si sono formati. E sono pubblico innanzitutto, questa bellissima parola, bene pubblico, parco pubblico, interesse pubblico, e poi civile, quartiere civile, città civile, paese civile, e poi moderno, a misura d'uomo, di bambini, di vecchi, una città moderna e una città che rispetta l'antico, rispetta gli spazi. Prevenzione, difesa, informazione, prima dei disastri, prima delle frane, prima delle alluvioni. Prevenzione e poi denuncia quando ci vuole, battaglia, battaglia a testa alta. Una delle frasi di Antonio Cederna era: conservazione della natura significa soltanto alla fine conservazione dell'uomo. Ma come agire, come combattere contro la speculazione, contro l'interesse privato, contro il disinteresse totale per il bene dei cittadini e quindi dell'uomo e quindi nostro? Prima di tutto la conoscenza, il lavoro, prepararsi, studiare, informarsi, chiedere, e questo è fondamentale in qualsiasi cosa, dal lavoro nel campo alimentare, se volete fare i cuochi, se volete fare gli attori, se volete fare gli esploratori, se volete fare gli avvocati, studio, lavoro, lavoro, e questo è serietà, occhi aperti, curiosità. Questo luogo ci racconterà anche questo, ma andiamo per gradi. E poi spendersi, senza arroganza, ma senza mai piegare la testa, senza mai perdere la speranza che grazie al nostro impegno, ma non solo al nostro, a quello delle persone di buona volontà, che in qualche modo risvegliate dalle nostre idee, dalle nostre battaglie, ci accompagnano, succeda qualcosa, che questo mondo possa cambiare. Sì, la passione si può trasmettere, è come una febbre, è come un'influenza, è contagiosa la passione per qualcosa. Noi tutti speriamo sempre che i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici scoprano prima o poi la passione, qualcosa che accende. Ecco, la storia che sto per raccontarvi e che poi racconteremo fuori da questo luogo, siamo sull'Appia Antica, siamo in uno dei luoghi più belli del mondo e forse più importanti di Roma da visitare, molto più importante del Colosseo. Il Colosseo è un bellissimo simbolo, un bellissimo monumento, ma l'Appia Antica, poter camminare, mettere i piedi su questa terra. Ecco, più tardi, fra pochi minuti, vi racconterò come uno dei maestri del Novecento, cioè Antonio Cederna, ha scoperto la sua passione. Antonio Cederna era un archeologo, forse era una, come diceva lui scherzando su se stesso, era una promessa dell'archeologia italiana. Beh, inciampando sull'Appia Antica, inciampando in una villa, in una grande piscina, perché voi lo sapete o forse no, ma negli anni 50 l'Appia Antica, cioè un monumento mondiale della storia dell'umanità, stava per essere comprata, svenduta, lottizzata. Da chi? Da ricchi produttori, ricche star del cinema. Era la famosa Dolce Vita, o anche prelati, imprenditori della Roma bene. E mio padre, che stava studiando archeologia a Roma, alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, viene avvisato da me: guarda, stanno lottizzando la piantina. Lottizzando? Sì, stanno costruendo ville private. Lui prende un autobus dal centro, arriva sulla Appia Antica, inciampa quasi in un cantiere, e a volte gli inciampi, a volte il corpo ci fa capire molte cose qui dentro nella testa, e quell'inciampo darà vita a uno dei più belli articoli
sull'Appia Antica, che poi vi leggerò un pezzettino, ma soprattutto darà vita a quello, sarà la scintilla che accenderà la passione furiosa e generosa e meravigliosa di Antonio Cederna e di tutti quelli che l'hanno seguito, perché un maestro, in questo caso parliamo appunto di Antonio, non è mai da solo, si ha la capacità e l'umiltà di avere i complici. E mio padre è stato il punto di riferimento ed era punto di riferimento per chi denunciava distruzioni, sventramenti, abusi, speculazioni. E, pensate, ho cominciato con delle parole, l'avete sentite, del 1891 di Walt Whitman, e l'articolo che poi vi andrò a leggere di Antonio Cederna è uno dei suoi primi articoli, forse probabilmente il primo articolo sull'Appia, perché lui cominciò a scrivere per Il Mondo negli anni 50. Il Mondo era, poi quello è questo giornale qua, guardate, questo può essere un giornale così grosso, guardate, questo è Il Mondo, e sono andato a cercare proprio il giugno dove sono nato io, nel 57, ed eccolo qua, Pentimenti tardivi, Il sacco di Roma. E sul Mondo scrivevano Ernesto Rossi, Alberto Orbasino, Raffaella Capri, tantissimi altri, Elena Croce. E sul Mondo li scrive questi articoli che hanno un effetto, sono sassi lanciati in uno stagno della società civile che si rendeva conto che non era possibile che, che un monumento nazionale come l'Appia Antica fosse comprato e trasformato in lottizzazioni di ville private. Questa casa era una villa privata di un prodotto negli anni 60 e c'era una piscina. E come mai è diventata un parco pubblico? Addirittura la sede del Parco Archeologico dell'Appia e la casa, il porto che raccoglie tutte le battaglie di Antonio Cederna, migliaia di articoli, mappe, libri, ritagli, cartelle, carta, tutto questo digitalizzato e reso appunto a disposizione degli studiosi, del pubblico e di chi si vuole informare. Che cosa è successo? A volte le cose succedono. È successo che nel 2002 la sovrintendenza per il Ministero dei Beni Culturali acquista questo bene privato e lo trasforma in un parco pubblico. Ci sono delle piante, tra l'altro è un piccolo parco naturale con piante molto diverse, e soprattutto quando voi entrate dall'Appia Antica, varcate la soglia di questo piccolo parco, vi trovate sulle fondamenta, proprio su una terma romana. E quindi è un pezzo di archeologia. Poi entrate e qua siete nell'archivio, che poi sarà forse un centro di documentazione, che lo è. Questo archivio è stato curato dalla famiglia, ma soprattutto da mio fratello Giulio, che ha raccolto e poi è stato messo a posto dagli archivisti, ed è un vero e proprio luogo di memoria, di che cosa vuol dire battersi per un'idea, per un paese, per una città civile a misura d'uomo. E qua intorno a me vedete tutte queste carte. Oggi il mondo è fatto di un click, anche forse per fortuna, si mantiene tutto digitalizzando e rendendo anche fruibile a tutti, ma una volta la casa dove Antonio Cederna lavorava, il suo studio, era pieno solo di carta, e l'odore della carta che io sento anche qui, in queste cartelline che vedete dove c'è scritto Caffarella, Esproprio, Appia Antica, Comitati di Quartiere, poi Villa Ada, Villa Bamelec, Stroller, Fern, e poi andiamo avanti, ma non solo Roma, perché qua c'è la storia d'Italia, Parco d'Abruzzo, Parco Nazionale Gran Paradiso, lo Stelvio, le coste, la Sardegna, la Costa Smeralda, per tutto questo ha combattuto e in qualche modo lavorato, scritto migliaia e migliaia di articoli Antonio Cederna. L'Appia Antica vuol dire mettere i nostri piedi, il nostro corpo, in quello che era l'agro romano 100, 150, 200 anni fa. Ci sono le pietre, il basalto segnato dalle ruote dei carri, c'è il cammino dell'Appia che porta fino a Brindisi, quindi se andiamo verso sud-est, verso l'oriente, c'è la polvere dei pellegrini, dei mercanti, dei sacerdoti, degli eserciti. Sull'Appia Antica è arrivato Ottaviano Augusto, giovane, quando ha saputo della morte di Cesare. Insomma, ma che volete di più? Che volete di più? È un posto dove andare in bicicletta, dove andare con i nipoti, con i figli, con la fidanzata. Sì, amoreggiare sull'Appia Antica è meraviglioso. Siete benedetti dalla storia e dalla memoria. E visto che parliamo di bellezza, io vorrei concludere questo primo pezzo
con una piccola poesia, che è la poesia lasciata da un poeta che è un cantautore che purtroppo ci ha lasciato prima del tempo, Gian Maria Testa, che sono molto legato a questa poesia perché, pensate, un uomo che sa che i suoi giorni sono numerati, il suo futuro è lì all'orizzonte, perché è malato e sa che fra pochi mesi se ne andrà da questa terra, ma non se ne andrà dalla nostra anima, dai nostri cuori, grazie alle sue parole, ci ha lasciato una delle sue ultime poesie che si intitola La bellezza esiste. E La bellezza esiste di Gian Maria Testa dice così. Nel becco giallo e arancio di un merlo, in un fiore qualunque, nell'orizzonte lontano e perduto del mare, la bellezza esiste. È un mistero svelato, un segreto evidente. La vita, la bellezza esiste e non ha paura di niente, nemmeno di noi, la gente. Ci vediamo tra poco sulla Via Antica. Grazie. Siamo in uno dei tratti dell'Appia Antica, i miei tratti preferiti. C'è la campagna, c'è l'agro romano come era 100-150 anni fa. Ci sono ancora le pozzanghere color fango proprio romane. Ci sono i pini domestici a ombrello e ci sono delle tombe. E questo è un po' come se fosse l'Appia della mia infanzia, adolescenza e maturità. Perché qua venivo con i miei amici, con le morose, con i miei fratelli, con i miei nipoti e con mia madre. Fino agli ultimi anni della sua vita venivamo qua a leggere una poesia o, attenzione, occhio, poi si inciampa sull'Appia Antica. Questo è... Venivamo a leggere e semplicemente, attenzione che c'è un buco, venivamo insomma a stare. Davanti a noi, qua, sull'Appia c'è la villa di Quintile e qua ci sono le Fiat che passano. Purtroppo l'Appia, che dovrebbe essere appunto pedonale, dovrebbe essere un parco difeso, è ancora così attraversata dai motori, ma questo è. Quindi la battaglia, ricordatevi, non è finita, non finisce mai. Bisogna continuare a difenderle, a fare di questo veramente quello che sognava mio padre, che attraverso l'Appia e i fori imperiali, questa strada, la regina delle vie, l'Appia Antica diventi un grande cuneo verde che ci porta fino alle soglie, più dentro la città. E fra un po' andremo nei tumuli, dei cosiddetti tumuli degli Orazi. Ed è lì che vi voglio portare a leggere un frammento di mio padre, perché è lì che andavamo con la mia mamma, con il suo bastoncino, alla soglia dei 95 anni, a meditare su questa meraviglia, a ricordare le battaglie di nostro padre, ma anche semplicemente a respirare e stare bene come qualsiasi famiglia del mondo. Ci vediamo lì. Eccolo qua. Ecco. E qua è venuto il momento di leggervi un frammento, anzi due, di questo primo articolo, I gangster dell'Appia. Credo che i titoli li facesse Ennio Flaiano. Sì, grazie, ci sono dei uccelletti, pappagalli che ci salutano e noi cominciamo. Immaginate appunto un 21, 31, 41, un neanche trentenne archeologo che scrive già per alcuni giornali di arte, che viene
a camminare sull'Appia Antica perché le hanno detto che stanno lottizzando l'Appia Antica, cioè stanno vendendola, comprando dei lotti di terreno e farci delle ville. E lui dice: non è possibile, l'Appia Antica. E prende un tram, viene qua e scopre qual è la sua passione e scriverà su questo libro, che è uno dei primi libri uscito nel 57, credo, l'anno della, o 56, l'anno della mia nascita. Insomma, scrive articoli di fuoco e comincia a diventare un giornalista con la passione, chiamato Antonio Cederna. Ci inoltriamo ancora nella campagna e comincia il tratto più splendido e più famoso della via Appia, finché arriviamo sul ciglio di una vecchia cava di selce e per poco non vi precipitiamo dalla meraviglia. Una decina di metri sotto i nostri piedi ci appare una vasta macchia di un azzurro accecante, una grande piscina privata con fondo in mosaico di vetro, orlo ondulato di cemento come la fossa degli orsi, toboga, trampolino, ombrelloni gialli, rossi e blu. Tornati sulla via, insomma, questo inciampo su una cava che poi si rivela uno scavo per fare una piscina privata, sarà forse di una villa, di un'attrice o di un attore della Dolce Vita, insomma, secondo me lo ha come risvegliato e gli ha fatto capire che sarebbe stato più utile, più che come archeologo, a scavare, a difendere le meraviglie che già ci sono, il patrimonio. E andiamo alla fine, dove ci sono forse, questo è il canto più famoso, uno dei finali più belli mai scritti sull'Appia, sembra quasi echeggiare, ma è, secondo me è ancora meglio, del Viaggio in Italia di Goethe, perché la passione di Antonio, nutrito di antichità classica, di cultura classica e di amore e di passione, si sente qua. E in questo finale dei Gangster dell'Appia si sente proprio non solo la passione, ma anche la qualità letteraria della scrittura di Antonio Cederna. Per tutta la sua lunghezza, per un chilometro più da una parte e dall'altra, la via Appia era un monumento unico da salvare religiosamente intatto. Per la sua storia, per le sue leggende, per le sue rovine, per i suoi alberi, per la campagna e per il paesaggio, per la vista, la solitudine, il silenzio, per la sua luna, le sue albe e i suoi tramonti. Andava salvata religiosamente perché da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo l'avevano amata, descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà fantastica, in momento dello spirito, creando un'opera d'arte di un'opera d'arte. La via Appia era intoccabile come l'Acropoli di Atene. E qui io concludo, vi saluto sotto questo bellissimo cipresso, in questo tumulo oraziano degli Orazi, la via Appia continua, la Villa dei Quintini, la storia romana, e oggi abbiamo imparato e salutato un grande maestro e compagno di vita, Antonio Cederna. Grazie, grazie, grazie.